questa sera di quegli speciali spettatori che sogliono assistere alla prima rappresentazione della commedia nuova. L'annunzio nei giornali e nei manifesti con il solito spettacolo di recita a soggetto ha fatto nascere in tutti una grande curiosità. Solo i signori critici drammatici dei giornali della città non ne danno a vedere perché credono di poter dire domani facilmente che pasticcio sarà. Da cui prendetelo come il prologo di quello che succederà questa sera. Si tratta di una prova. Lo spettacolo va in scena fra 3 settimane, diciamo, a Lisbona, nel quadro dell'Expo, e la scenografia su cui abbiamo provato nelle ultime settimane a Roma, in questo momento sta viaggiando nei tir alla volta di Lisbona, quindi qui ci si trova fuori dello spazio naturale, quindi non prendetelo come una rappresentazione, è una prova. Proveremo un po' più in continuità il primo monologo del dottor Infus, che è l'inizio dello spettacolo, l'inizio della commedia, e poi, ma seduti al tavolino, facciamo una prova con Elisabetta Pozzi e l'ultimo monologo di Momina. Delle voci confuse e concitate. Ci sono altre voci con un'altra. Una lite? Sul palcoscenico? Forse farà parte dello spettacolo. Ma che scandalo è questo? Quando mi sei sentita una cosa simile? Violetali! Sei pazza! Che incendio! Siedi, io sto tranquilla. Silenzio. Silenzio. Ma che gong? Che gong? Chi ha ordinato di suonare il gong? Ma lo comando io il gong! E quando sarà la tre? Sono dolente. Il momentaneo disordine. Il pubblico ha potuto avvertire dietro il sipario prima della rappresentazione. Gli chiedo scusa, benché a volerlo prendere e considerare quale provo involontario. Ecco. L'avevo detto io. E ad osservare cosa? Che quei rumori facevano parte dello spettacolo. Ah sì? Ah davvero? Le pare siano stati fatti per trucco, ci disilluda. Caro signore, io ho detto prologo involontario e aggiungo non del tutto improprio forse è un insolito spettacolo a cui voi ora assisterete. Ti prego, non darò.
fatto quello che mi serve. Niente. Appena dialogata. Poche pagine. Uno scrittore. A voi certo non ignoto. Il nome. Chi è? Voi volete sapere chi è l'autore della novelletta? Certo, potrei anche dirvelo. Ma sì, lo dica! Ecco, lo dico Pirandello. E chi è? Ma tu sei sempre lo stesso, sei! Tu sei incorreggibile! Tu l'hai già fatta due volte a due miei colleghi, mandando all'uno una prima volta. Sei personaggi sperduti, tieni, in cerca d'autore. Misero la rivoluzione sul palcoscenico. Fecero perdere la testa a tutti. E ritardo da tutto il pubblico sollevato. Beh, questa volta non c'è pericolo che tu la faccia a me. Tranquilli! Mi dai il suo nome, non figura nemmeno sui manifesti. Poi vedete? Anche perché sarebbe stato. Anche perché ne sarebbe stato ingiusto, no? Da parte mia. E che lo faccio responsabile, eh? Anche per poco. Lo spettacolo di questa sera. L'unico responsabile sono io. Chi abbia compreso di comprendere che l'opera dello scrittore, che quella è finita nel momento stesso in cui egli ha finito di scriverne l'ultima parola. Risponderà di questa sua opera al pubblico dei lettori e alla critica letteraria. E non può, non deve rispondere al pubblico degli spettatori e ai signori critici drammatici che giudicano sedendo in teatro. No! No, signori. L'opera. E che c'è allora? C'è una creazione scenica. E quella l'ho fatta io. E quella è soltanto mia! L'opera dello scrittore. Eccola qua. Oddio, che ne faccio io? Ma io la prendo. La materia della mia creazione scenica, veramente secondo l'interpretazione che io ne ho fatta, e gli scenografi a cui ordino di architettare, di dipingere, l'apparatura, la mettono su, e degli elettricisti, ma sì. Che la illuminino. Tutti, secondo gli insegnamenti, suggerimenti. In teatro. Un teatro. In un altro teatro, eh? No? Con altre scene, altri attori, altre disposizioni, altre luci, ma ammetterete che la creazione scenica sarà sicuramente un'altra. Non vi va dimostrato con questo, signori, che
che ciò che si giudica a teatro non è mai l'opera dello scrittore, ma questa o quella creazione scenica che se ne è fatta, tante, mentre quella è una. Per giudicare il testo bisognerebbe conoscerlo, e a teatro non si può, perché c'è l'interpretazione che è fatta da certi attori, quella è una, fatta da altri è un'altra. Vai, bene, scusa. L'unica sarebbe, se no. Date un'altra. L'unica sarebbe se l'opera potesse rappresentarsi da sé. Oh no, eh? No, ma più con gli attori, no? Con i suoi stessi personaggi. E per prodigio assumessero corpo e voce. In tal caso sì, direttamente potrebbe essere giudicata in teatro con i suoi attori. Si ingegna di compiere direttore di scena. L'unico possibile. Io devo togliere a quello che dico ogni aria di paradosso. E vi prego, ma volete considerare che un'opera d'arte è fissata per sempre in una forma immutabile. Questa forma rappresenta la liberazione del poeta dal suo travaglio creativo. Fetta quiete. La vita risponde a tue necessità, e quelle sono opposte tra di loro e non le consentono né di consistere sempre né di muoversi sempre. Se la vita consistesse per sempre non si muoverebbe mai, se si muovesse per sempre non ci consisterebbe più. E la vita bisogna che consista, si muova. E quindi se l'opera d'arte sopravvive, perché noi non possiamo ancora rimuoverla dalla fissità di una forma. Addio, sciogliere questa forma in un movimento vitale. E allora, la vita che la diamo noi, in tempo diversa, varia da ciascuno di noi. Tante vite, e non... Vi prego, signori, di scusarmi. Lungo giro. Io l'ho dovuto fare per venire a questo, che è il punto a cui volevo arrivare. Sì, io rispondo. E... tante volte mi è avvenuto di pensare con angoscioso sbigottimento all'eternità di un'opera d'arte come ad una irraggiungibile e divina solitudine. Oggi si lasciano volentieri in questa loro divina solitudine, fuori del tempo, le opere d'arte, gli spettatori, dopo una giornata di pure gravoso, affannose vicende, a teatro vogliono divertirsi. Bene, io confido di avervi creato uno spettacolo gradevole. Naturalmente, se quadri e scene procederanno con l'attenta cura con cui io li ho preparati, così, nel loro complesso come in ogni particolare, e se io, gli attori, risponderanno in pieno alla fiducia in cui io ho loro riposto, che manchevolezza ha dell'attore. Il che? Mi lusingo. Vi renderà più piacevole la novità. Cioè, ed è composta dal padre, signor Bernirio, ingegnere minerario, Sapponietta come lo chiamo tutti perché distratto fischia sempre. Dalla madre, signora Ignazia, oriunda di Napoli, intesa in paese la generala. E da quattro belle figliole, passionali, vivaci, pienote, Momina, Tonina, Dorina, Nenè. E ora?
qualche cosa. Le vedete ragazze? Senti, Momina, guarda. Che volevo dire? Ah, sì, guarda, vuoi averne la prova? Tuo marito ha lasciato lì il soprabito. Guarda quello che ci trova. Bisogna aiutarla a fare la scena adesso. Siamo alla fine. Che cosa? Che cosa? Nenè, alla trice che risponde lei. Gira la testa. Ma no, mica! Che storie! L'annunzio del teatro. Uno di quei manifestini gialli, sai, che qua in provincia si distribuiscono nei caffè? E ci troverai il nome di Totina, stampato grande. È il nome della prima donna. Eccolo. Eccolo qua. Il trovatore. Leonora soprano. Totina, la croce. Questa sera si recita soggetto. Aspetta, possiamo un attimo. No, perché tu dicevi, eccolo che è riferito, no? A, eccolo, non il bigliettino del teatro, ma è riferito al nome di Totina. È riferito al nome di Totina. Lei trova il bigliettino, il sì, l'annunzio, tutta, il manifestino tutta, giallo. Diciamo, tutta la scena. Ragazzina lì che è venuta per la prima volta a teatro, che crede che sia una cosa, o per ora che il teatro le appare in un certo modo. Poi successivamente come sarà la stessa cosa vista da dietro vista le quinte. Poi com'è la stessa cosa vista da qualcuno sta in logione. Ossia muovendo in qualche modo tutte le figure, le poltrone, l'orchestra, il sipario, il palcoscenico, il lampadario, i palchi, i ventagli, gli occhialini, eccetera, eccetera, no? Come se in qualche modo fossero continuamente visti da persone differenti. In quel modo riesci a, come dirti, a rappresentare concretamente la totale perdita di identità del tuo personaggio, zompando da una figura all'altra, tutte e due volte però nella stessa situazione. Tutto intorno, 5, 6, file piene di belle signore. Ecco, questo è la parola che dice galanti, che galanti è in fondo... Per questo dico che c'è un'identificazione. Eravamo noi galanti. Per questo dico che c'è un'identificazione. Esatto, certo. Una signora per bene, che va a teatro col marito, non è per niente, perché deve essere definita galante? Esatto. Sarà definita galante lei che ci andava un pochino a... per scocotteggiare con i suoi figli. No, Momina no. Beh, vabbè, con le sorelle sì. Qualche mascalzonatella già ti identifichi. No, moltissimo. Anche qualche passaggino la sorridiamo. Molti anni prima. Quindi galanti, cioè, belle signore, come dire, allora sì, eravamo galanti, no? Sì. Eravamo noi. Eravamo noi galanti, galanti, sì. Sì, effettivamente galanti. Piume, gemme preziose, ventagli, fiori e i signori, crack. Lo sparato della camicia. Sparato che dice? Sparato alle bambine. Le bambine. Le parole che le bambine non sanno, tirale fuori. Giusto, sparato. Non sapete cos'è uno sparato? Non pum. Non è pum, pum. Lo sparato è questa cosa qua. Anche sparato quella bella. Anche per esempio, se tu dici signore galanti, fra le signore galanti e i signori in frac c'è un'opposizione. Perché? Perché quando tu eri galante, i signori con cui stavi te non erano in frac, erano in divisa. Quindi la, come della cerniera fra quello dice, allora i signori sono in frac. Ecco, non sono in divisa, è una rimozione, del tuo ricordo di Squinzietta che fa la mano morta con l'ufficiale. Vabbè, sì. E il signor Intrac, sparato della camicia con le perline per bottoni, cravatta bianca. Tanta gente. Anche giù.
Nella platea. No, nelle poltrone, anzi. Nelle poltrone. Tutte rosse. E nella platea. Un mare. Di teste. Che orrore. Più sincero. È presente un mare, ma però di teste. Cioè, un mare. Un mare fatto di teste. Un mare? È un'immagine concreta, non è una mare. Se è un mare, perché si muove, che è fatto invece di teste. Un mare? Di teste. Lumi? Passa bene da questa percezione che è visiva, no? Dice, è come se fosse il mare, solamente sulle teste. E poi da questo continua la percezione visiva di abbagliamento. E ci sono lumi. Ci sono, i lumi poi sono invece dappertutto, che non è vero. I lumi, sì, però evidentemente una... capito. Si deve sentire la tua alterazione. Capito? Proprio attraverso la precisione delle sensazioni. Lumi. Lumi dappertutto. Il nemico qua. Sì, c'è il nemico. C'è un lampadario. E questo dice, è il nemico perché quando si spegne questo lampadario, ci siamo. Ale, a bestias. Lampadario in mezzo. Mortacci sua. Lampadario in mezzo. Perché? Che pende come era dal cielo. Pare tutto di brillanti. D'altra parte cos'è? È una luce che ti abbaglia. Ti inebria. Io sono stata inebriata da quella cosa lì, no? Quindi ci vuole anche la vertigine in mezzo di questa specie di allucinazione, di possessione visiva. Lui abbaglia, quindi inebria. Inebria. Io, essendo abbagliante, è anche inebriante. Inebriante. Quindi,